Come da tradizione, dopo l'arrivo nel 2013 del nuovo modello della BMW R1200 GS, per il 2014 si aggiornarono anche le altre sorelle di famiglia. La casa bavarese infatti presentò ad EICMA 2013 il modello 2014 della sua RT. Per lei nuovo look che riprendeva la sorella K1600, motore boxer 1200 con raffreddamento misto aria liquido, controllo di stabilità e ABS di serie, confermata anche dal punto di vista ciclistico la parentela con la sorella GS, da cui ereditava molte componenti come l'immancabile sistema di sospensioni paralever e telelever. Tanta elettronica poi per quanto riguarda motore e sospensioni, come confermano gli optional Dynamic ESA di regolazione elettronica delle sospensioni, il cambio semi-assistito, la funzione modalità di guida Pro che prevede un'ulteriore mappatura Dynamic più sportiva e la funzione Hill Start Control che facilita le partenze a pieno carico e in salita. A livello di comfort troviamo anche il parabrezza regolabile elettricamente e gli specchi retrovisori più in basso e dalla superficie riflettente aumentata. Modificata rispetto al modello precedente anche la sella, che si abbassava diventando più larga e regolabile in altezza. Al netto delle sue dimensioni importanti alla guida, questa moto resta una vera sorpresa. Svelta e precisa in curva, generosa in rettilineo grazie all'erogazione tipica del boxer bavarese, molto corposa ai bassi regimi. In città si muove come un pesce nell'acqua, fermo restando che serve un po' di malizia ed esperienza alla guida prima di darle del tu. Anche da ferma, lato parcheggio, il cavalletto centrale offre una leva vantaggiosa e non mette in crisi nemmeno i fisici meno prestanti. Se la si cerca usata, è buona norma controllare che non ci siano perdite d'olio provenienti dal mozzo della ruota posteriore, quello della trasmissione cardanica, perché se ci fossero potrebbero significare problemi alla sua coppia conica. Importante anche controllare che il motore giri costante al minimo, così da valutare che il sistema di iniezione sia rimasto perfettamente efficiente e ben tagliandato. Tra i difetti registrati di questo modello infatti ci furono due richiami, uno proprio legato alla pompa del carburante che su alcuni modelli perdeva benzina. L'altro legato alle sospensioni, o meglio, il telelever, sistema BMW dedicato alla sospensione anteriore che necessita di un controllo dedicato. Bisogna verificare sempre che non ci siano giochi muovendo la moto anche da ferma o sentire suoni anomali nell'assorbimento delle buche durante la marcia, perché il richiamo ufficiale dava problemi sugli steli, ma è giusto dirlo, coinvolse solo un lotto piccolissimo di unità. Quello delle sospensioni resta comunque un aspetto da valutare bene se il modello che si sta pensando di acquistare è provvisto dell'Optional Dynamics ESA di controllo elettronico delle sospensioni. Sulla parte esterna il modello precedente, a cui la versione 2014 subentrava, in alcuni casi presentava infiltrazioni d'acqua nei fari e nelle frecce, problema che fu risolto nel modellia 2014. Nel mondo dell'usato questo modello resta un assegno circolante e non è facile trovare un RT usata di 10 anni fa offerta ad un prezzo inferiore ai 10.000 euro. Acquistarla però, oltre a salire in sella ad un prodotto nato letteralmente per girare il mondo in ogni suo meridiano e parallelo, è un investimento che, prevedendo un'eventuale rivendita, ci permette di non trovarci con una moto che si svaluta velocemente. Tra i suoi pregi, una lunghissima lista di accessori che di contro nel mondo dell'usato fanno lievitare i costi delle offerte reperibili. Lato sconti offerte è difficile trovare qualche venditore che ceda sul prezzo, perché la BMW R1200 RT in ogni suo model year resta una moto molto ricercata e ha una folta lista di estimatori.